Buongiorno ragazzi, benvenuti o bentornati in un nuovo vlogmas. Ieri, o meglio l'altro ieri, perché poi ieri non ho caricato nessun video perché stavo partendo appunto per Milano. Cioè sto partendo per Milano in questo esatto momento, però per voi insomma era ieri, vabbè. Quindi non mi sono regolata con i tempi. Comunque ho provato a caricare un video diverso dal solito, nel mentre faccio colazione perché è comunque prestino. Sono le 8:08 esattamente puntuali, quindi sto facendo la mia colazione con il porridge. Ho fatto un esperimento di caricare questo video totalmente muto. Tutti mi avete detto prima che li volete più lunghi, come sempre ovviamente, però non potendo parlare in quel video, che era proprio lo scopo del tutto, capite bene che diventa difficile farlo di 30 minuti, a meno che non lasciavo delle clip immense. Alcuni è piaciuto, mi avete dato dei suggerimenti, quindi vediamo se lo rifaremo, se cambieremo qualcosa. Però mi avete detto che vi piacciono più quelli parlati. Io ho provato a fare una cosa un po' più aesthetic. Però effettivamente se anche solo devo mettere dei video, ad esempio di sottofondo, di compagnia, è ovvio che mi piaccia avere delle cose parlate, perché sennò insomma che cosa stiamo facendo. Oggi siamo qui, come vi ho detto sto appunto andando a Milano perché domani ho l'anteprima di Avatar. Vi giuro non sto più nella pelle, non sto più nella pelle. E ovviamente mi ospiterà la mia cara amica che non vedo da, aspettate fatemi fare i conti, 10 giorni circa, no forse un po' più di 10 giorni. Quindi sono molto felice. Ieri ho avuto da fare un sacco di cose, anche se appunto non l'avete viste perché non c'era il video. Tra cui ho girato anche il tutorial del make up di Mercoledì Addams. Penso ve l'avrò caricato sempre oggi su Instagram, quindi se volete andarlo a vedere sia Instagram sia TikTok. Voglio riprendere a fare più video make up perché ripeto, ve l'ho detto già più volte, mi è mancato tantissimo, anche ieri mi è mancato tanto. Infatti vi anticipo già che oggi, quindi per voi era ieri, non so se l'ho trovato ancora, su Instagram vi ho messo un box per farci le domande a me e a Ross, dove mentre facciamo il get ready per andare appunto all'anteprima di Avatar, rispondiamo anche a tutte le vostre curiosità, domande sulla Corea. Ho aspettato di stare con lei per fare questa cosa, almeno avreste avuto più punti di vista differenti, insomma più di uno è sempre meglio, quindi non vedo l'ora di vedere cosa uscirà fuori. Detto ciò appunto vi stavo dicendo, poi io mi perdo, mamma mia, ieri ho avuto da fare così tante cose che non ho fatto in tempo né a piastrarmi i capelli, quindi sono ancora così che non lo so bene come li acconcerò, oppure ci metto un cappello o qualcosa e poi li piastro da Ross. Non ho fatto in tempo a fare la ceretta, ma ce ne faremo una ragione, tanto mi ha detto che a Milano fa meno qualcosa, meno 3, meno 4, quindi giacca pesante, calze, e chi si è visto si è visto. E poi non ho fatto la valigia, cosa più importante, e visto che devo andare a prendere anche delle cose, sono arrivata alla mia manager eccetera, che mi deve portare, penso appunto che dovrò portare una valigia grande, non grande come quella che ho comprato in Corea, quella nera gigante, che tra l'altro PS mia madre ha detto che me l'hanno venduta senza un bolloncino nella ruota. A me sembrava andasse benissimo, o quando Jenna mi aiutava a portare valigie magari ci siamo prese troppe libertà. Quindi visto che tra circa 40 minuti viene mia nonna qua fuori casa che mi porta appunto in stazione, perché io non posso lasciare la mia macchina lì 3 giorni visto che torno poi il 14, avevo bisogno di un accompagno, mi devo sbrigare, quindi ora parlo di meno, finisco di fare colazione, mi soffio il naso perché mi sono pure raffreddata in tutto ciò, quindi vediamo come, in che condizioni tornerò, e almeno comincio a preparare tutto, penso butterò un po' di roba in valigia, spero di ricordarmi il regalo di Ross che le ho preso, che tra l'altro ha un significato, poi appena glielo do ve lo spieghiamo, anzi l'avete visto in teoria tra le cose, l'ultimo vlog della Corea, quindi chi si ricorda, gli osservatori più attenti si ricorderanno. Ecco la mia valigia, non so come ho fatto ma ho riempito anche questa, quindi molto bene. Comunque beauty dei trucchi, questa è la skincare, le ciabatte, caricatore, computer, le scarpe per l'evento, qui vabbè mutande, calzini, calze, bla bla bla, qui i vestiti, pennelli, la borsa, regalo di Ross, insomma il mio outfit lo sapete, tutto nero, devo solo mettere il cappello. Tra l'altro mi mancavano tantissimi i miei super stivali da cacciatore di vampiri. Quindi metto il profumo, lo metto poi in borsa e sono pronta. Piccola salta al supermercato, con la mia valigia. Devo prendere qualcosa per pranzo perché starò sicuramente per pranzo, anche sul treno. Solo che non so cosa prendere perché in teoria queste cose tipo vanno scaldate. Quindi tramentino, no lo so. Andiamo a vedere, poi faccio vedere quale sarà la scelta finale. Anche in Italia, cioè, scusatemi, sono anche sgusciate. Cioè, come faccio a non provarle queste cose? Ovviamente non c'è neanche bisogno che ve lo dica. 30 minuti di ritardo ogni volta che andiamo a Milano.
faccio vedere le cose che ho preso. Allora, ovviamente acqua, se no non si vive. Un pezzo di pizza con i funghi, credo, non mi ricordo neanche. Questo, ragazzi, quanto tempo è che non trovavo questo? Me l'ho dovuto prendere. Ovviamente le uova sode, ve lo dico a fare. Sono troppo curiosa perché queste sono già sbucciate. E c'è scritto che in teoria le puoi mangiare fino al 7 di gennaio. Cioè, quindi non lo so, ho paura che sappiano tipo un po' di cose strane. E poi ho preso questi tramezzini qua, integrali, prosciutto e formaggio. Siamo pronti a provare queste. Io no. Perché fanno queste confezioni quando non si apre palese? Ok, bucata, ho fatto prima. L'odore non è malissimo, solo che sono belle sode. Non sono soft boil tipo quello in Corea. Vedete, così non è male. Pensavo peggio. Mi mangerò anche un tramezzo. Ah, neanche questo si apre comunque, no? Sono arrivata a casa dell'amica. Dovete sapere che in realtà lei è tutto un cancello, tutta una cosa. Però sono passata da dietro. Io ho un'ottima memoria per i luoghi. Quindi adesso aspetteremo solo che ci venga a prendere. Mi ha scritto corro, quindi in teoria. Cosa sta facendo? Mi stai riprendendo? Da quanto tempo? Scusa, è un'altra scimmice? Ah no. Dopo mille peripezie, ce la fa, arriva a casa dell'amica. 3, 2, 1. You're back. Quanto c'era mancata. È come non esserci mai allontanata alla fine, è così qua. Cambia la location, ma noi restiamo. Anche il tuo profumo, mamma. Senti, questo profumo sa di Dio pepe. Dio, che ti è mancato questo profumo. Sa di pepe mischiato a ambra, non lo so che cos'è, una nota un po'... forte. Ho una descrizione per il nostro nuovo K-drama. Ambra pepata. Adesso mi lascia, mi abbandona. Però non sono da sola, perché in questa casa c'è anche un'altra presenza. C'è una cimice. Prima che arrivassi è stato sventato il drama. E adesso poi l'andremo a trovare, l'andremo a liberare. Quindi avremo il da fare, insomma. Poi stasera c'è Harry Potter. E... sì, mi dispiace. Io, alla cena aziendale. Io durante di la cena... famiglia. Ero... no! Il demone! Hai nutrito col caffè! Il carboidrato, però, non dopo le 7, ragazzi. Dopo faremo un house tour. Vi faccio un house tour della casa di Rosalba. Lei mi ha fatto un house tour. Nessuno sa la tua casa com'è fatta. Lo sveleremo, ragazzi. Faremo come il vlog di Namjoon. Io che giro, l'hai visto? Sì, della ieri. Volevo farvi un piccolo tour della casa di Ross perché è bellissima. Cioè, tutti meritano di vederla. Visto che mi ha dato il permesso, posso farlo. Volevo farlo quando c'era ancora luce, ma tempo che mi sono un attimo distesa, rilassata, eccetera, ho guardato fuori, buio. Quindi va bene, per fortuna l'amica è dotata di luci. Quindi, qui abbiamo il corridoio che, visto così, fa un po' paura. Però, accendendo la luce, come vedete, tutto molto artistico. È leggermente fissata con i numeri angelici. Eccoci qua. Tra l'altro, come vedete, è diventata coreana. Ho fatto lasciare le scarpe giù, vabbè. Comunque, a parte queste scale, qua troviamo il fantastico salottino. Che guardate quanto è bello! Ma prima di ciò, qui abbiamo un bagno che non vi aprirò perché è tipo sgabuzzino, insomma. Qui c'è la sua cabina, armadio. Diciamo, ve la faccio vedere così panoramica per non inquadrarvi il fatto che... eccoci qua. Ancora le valigie da disfare, però molto carina e graziosa. Poi la cosa bellissima è che è piena di questi armadietti di latta. Qui abbiamo le chiavi, le varie statuine delle Sailor, che tra l'altro adoro, lo sapete, se l'ho ormai è la mia preferita. Qualche book. Qui abbiamo dispenser di acqua di My Melody. Qui sopra ci sono delle brats. Altro armadietto in latta. Qui, diciamo, il quadro storto mi spezza. Magari glielo raddrizziamo un attimo, ok? Poi ovviamente c'è del K-pop, c'è dell'artisticità, insomma. Qui abbiamo il divano pieno dei peluche che già mi sono ritrovata in casa, già abbiamo vissuto, eccoli qua. Piccolo puff abbinato, tavolino aesthetic con tutte le varie riviste, l'amico nostro. Qui è uno specchio bellissimo, tra l'altro, tipo olografico. Qui abbiamo una piccola toeletta con anche qui dei gadget. Qua il tavolino. Guardate come si è attrezzata l'amica. Spero cominci a vloggare anche lei, perché insomma ne abbiamo bisogno. Questo è la nuova cover del computer che ha tutta personalizzato. La nostra foto, tra l'altro. E insomma qui ci sono un po' di robine. Eccoci qua.
non mancano mai. Lì c'è tutto il suo reparto DVD, CD, statuine, cose. Tutto graziosissimo. Poi quella cosa iconica che il LED di Sailor Moon, cioè ragazzi, è stupenda. Per favore parliamone. Cioè voglio dire, se fosse casa mia sarei sempre a registrare i video con questo sfondo. Qui abbiamo il primo dispenser di profumatore. Nana, un altro di questi. Vi faccio vedere fuori. Come vedete è super 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 buio e sta anche iniziando a fare freddino. Non pensavo, perché quando sono arrivata sarà che era accaldata, ho camminato, ho fatto cose, stavo morendo. Comunque poi qui abbiamo un altro bello paio di scale e come vedete qui c'è ancora la mica cimice di cui mi devo occupare, devo farlo. Qui c'è la cucina non cucina, perché dovete sapere che la mia amica non ha ancora una cucina. È una cosa di cui mi fa troppo ridere questa cosa. Quindi questo è il suo fornelletto, questo è la friggitrice d'aria. Qui c'è il mobiletto delle cose degli animali, tra l'altro gli animali non ci stanno perché stanno ancora a Napoli dalla mamma. Fornelletta induzione, piano per cucinare. Qui è molto estetic, come vedete c'è la caffettiera, quella per il caffè americano. Dei fiori, perché sì. Il piccolo frigo, c'è la dispensa con tutte le varie cosine, il Dyson molto molto bello, qui c'è un altro bagnetto che in realtà usa tipo per lavare i piatti, tra l'altro dopo gli lavo i piatti perché mi sembra il minimo, visto che la mia amica mi ospita. E poi abbiamo la camera da letto che ragazzi, che sciccheria! A parte c'è un profumo buonissimo perché c'è il dispenser, quello, il secondo che adesso vi faccio vedere. Quindi entrando qui abbiamo il bagno, non vi accendo la luce perché fa un sacco di rumore l'ariatore, questa sua lucetta molto fancy accesa H24, la doccia di cui adesso mi approprierò un attimo, un piccolo RJ, lavabo eccetera eccetera. E qui abbiamo la camera vera e propria, una piantina, un altro specchio, tra l'altro quanto è bello questo specchio da morire, insomma un po' di moda, un po' di cose. Qua c'è la parete bianca perché lei ha il proiettore, quindi proietta qua. E voi non siete pronti per la parte migliore del tutto, cioè guardate qui che sciccheria, la copertina che abbiamo molto simile a casa, lei ha preso la versione rosa, io quell'altra, un po' di peluche, un po' di cose, cioè guardate l'organization, come si è preparato al mio arrivo. Qua abbiamo un'altra di queste fantastiche luci, questo è il diffusore, buonissimo tra l'altro, questo qua è veramente buono. Questo appunto è il proiettore, uno specchietto. Queste luci ragazzi sono fantastiche, queste con i dinosauri sono bellissime. Gli skateboard di Sailor Moon, quelli mi pare, se non mi ricordo male, mi ha detto che li ha presi a Los Angeles, può essere. Altre piantine. E qua abbiamo il muro della follia, anche perché comunque mi sento estremamente osservata, tipo sempre, visto che sono in quasi tutti i frame. Questo, insomma tutte quelle che possono sembrare fatte ai photobooth, ci siamo. Ora, lo so che è brutto, userò il banner del concerto di Busan, mi dispiace ragazzi, aiutatemi almeno in questo, per prendere la cimice che ora si è depositata sul pavimento, quando io volevo soltanto che si aggrappasse alla parete del bicchiere. Quindi attenderò ansiosa questo evento e poi verrà ributtata nella natura. Io tra l'altro sento già la puzza di cimice, questa cosa è assurda. Quindi questa è la tecnica se siete anche voi spaventati dagli insetti in bicchiere. Ora tutto sta nel tenerla qui sotto senza creare vuoti. Ok, molto bene. Apro la finestra e la libero. Ora mi metto ad aprire la valigia, così la lascio qui in camera. Almeno mi faccio la doccia e sono più o meno pronta quando tornerà, chi lo sa. Quindi asciugamano, tutte le cose per legare i capelli. I vestiti li lasciamo qua magari, l'accappatoino e ovviamente il pigiama. Ho portato sia quella manica più lunga che quella manica più corta, ma contando che questa tiene i riscaldamenti a 26 gradi, io non sono abituata, metterò quello a manica più corta. Poi tiro fuori il computer, così mi metto anche a lavorare dopo. Ora non so bene perché ora torni, però insomma presumo dopo cena. La skincare e ovviamente le ciabattine, così dopo ci riaccoppiamo. Quindi ora doccia e torno da voi. Praticamente ho passato la serata chillando sul letto della Ross. Cioè questi cuscini sono la cosa più morbida del mondo. Mi giuro mi stavo appisolando. Stavo leggendo il mio solito libro sul telefono. Quindi il tempo è passato, è volato. E adesso mi sto mettendo a montare, tra l'altro, questo vlog che state vedendo. Così mi porto un attimo avanti. Domani non stiamo insomma troppo dietro a questa questione. Anche perché avremo il nostro bel da fare. E stavo bevendo adesso l'acqua. Allora, non so voi.
voi, ma io ho questa cosa strana che molto spesso quando lo dico alle persone, alcune dicono sì, oddio, lo penso anch'io, e altre dicono tu sei pazza, cioè l'acqua è acqua. Io, ragazzi, sento differenza tra un'acqua e l'altra quando la bevo. Cioè, ad esempio, io, lo sapete ormai, sponsor ufficiale, ma quando mai magari, la Sant'Anna è la mia acqua preferita. Cioè, vi giuro, io soffro quando non ho questa mia acqua. Non so neanche come chiamare questa mia dipendenza. E vi giuro, stavo bevendo adesso questa. Sapete quando siete proprio thirsty? Quando siete proprio assetati? La San Benedetto fa cagare. Cioè, io ero lì che bevevo con tutta, no, la foga, perché ero veramente assetata e non mi appaga. Cioè, stavo sognando, tipo, chiudevo gli occhi e pensavo alla mia Sant'Anna. Vi giuro, questa cosa è assurda. Vi prego, ditemi che vi succede anche a voi. La Sant'Anna, io la amo. Quindi giuro, sono in pena perché stamattina quando sono andata a prendere l'acqua, appunto, non c'era la Sant'Anna. Lo sapevo, la devo portare da casa. Quindi vabbè, ce ne faremo una ragione. Magari domani riuscirò a prenderla da qualche parte. Comunque, ragazzi, c'è un attimo un compliments per la pelle. Cioè, guardate la texture, perdonatemi. Cioè, combattimi. Assurda. Poi, che qui ho ancora tutte residuo. Ok. Tra l'altro ho scoperto che mi deve venire il ciclo. Giustamente. C'è scritto che manca un giorno sull'applicazione, quindi tac. Tra l'altro, l'altro giorno che stavo riguardando i vlog della Corea, molto spesso accorpavo più clip di vari giorni, quindi può essere che in un video ci fosse anche tipo una settimana di tempo. Vi giuro, vedendoli a ripetizione, sembrava sempre che io dicessi ogni giorno che avevo il ciclo. Io e mia madre eravamo lì che diciamo, ma non è normale. E quindi le ho dovuta spiegare, insomma, tutta la questione. Però, capite, è molto particolare tutto ciò. Mentre che aspetto Ross, tra l'altro si sono fatte le 10:20. Cioè, l'amica oggi sta facendo le serate lunghe, eh? Ok. Vi faccio vedere il regalo che le ho portato. Tra l'altro l'ho dovuto mettere in questa scatola dei pacchi che spedisco, perché sennò ho paura che in valigia si rovinasse. Perché vi faccio vedere che cos'è, almeno quando io lo do, insomma, poi io lo spiego anche a lei con calma. Lo sapete che io ho avuto il mio periodo Funko Popposo, quindi Funko Pop ok. Però c'è una storia dietro a questo, che è l'orsetto del cuore, questo qua viola. Come vi ho spiegato, chi ha visto i vlog appunto della Corea, forse proprio l'ultimo vlog, stavamo alle macchinette, quelle per prendere, no, i peluche. E Ross, una delle ultime sere, ha speso tipo più di 80 euro, la loca, la pazza, per riuscire a prendere sto cacchio di peluche alle macchinette. E cioè, le è rimasto tipo qua, perché c'era questo peluche bellissimo, viola appunto, con gli occhi tutti glitterosi, bellissimo. E poi questo qua, puta caso, è anche l'orsetto del Care A Lot. Infatti ognuno ha tipo un nome, insomma. Vedete qua dietro, ci sono tutti gli altri. Quindi, insomma, questo le ricorderà di me, visto che tutti mi chiamano mammina, non a caso, visto che mi occupo un po' di tutti. Non è colpa mia, ho un cuore troppo grande per questo mondo. Quindi domani le faremo vedere questa cosa. Che poi mi ha detto che anche lei ha un regalo per me. Mi ha chiesto in realtà qualche giorno fa che modello di telefono avessi. Quindi staremo a vedere. Ho paura. Avrà stampato la nostra foto su una cover, tipo vuole ufficializzare il nostro fidanzamento, vuole togliermi dalla piazza. Cosa succederà? Lo scopriremo nelle prossime puntate. Tra l'altro, ragazzi, mentre venivo qua, dovete sapere che io quando carico il telefono col powerbank lo metto nei posti più assurdi. Quindi avevo il powerbank nella busta, in mezzo alla valigia, e il telefono col filo nel giacchetto, quindi c'è un casino. A un certo punto sento un botto, il telefono avrà fatto almeno, non dico tanto, ma 300 metri di volata, para sull'asfalto, e il mio pop socket qua di cookie, cioè, si è totalmente graffiato. Poteva sempre andare peggio. Quindi adesso torno ad editare il video e poi aspettiamo appunto l'amica. Rosalba mi ha scritto amica apri porta, rispondendo arrivo. Quindi ora noi le andremo ad aprire e le chiederemo, ma ti pare questa l'ora di tornare? Poi mi sono lamentata tanto prima che tiene i riscaldamenti accesi a palla. In realtà mi sono dovuta mettere un maglione perché stavo morendo di freddo. Accendiamo la luce per le scale infernali qua. Ma ti sembra questa l'ora di tornare a casa? Vieni, fatemi da vomitare. Ce l'hai fatto? Questa ragazza lavoratrice, eh. Mamma mia. Andrea schietta caldo. Che accoppiamento, guarda. Allora, le stavo raccontando come era andata con la cimice, cioè la sua mente di tutte le cose che stanno qua, cosa è andata a prendere
il banner di Busan che abbiamo utilizzato. Lei ignara e tutto ciò. Senti un po' se puzza di cimice. Io non credo. Dai, non lo fare perché adesso sei con la mente. Con la mente ci pensi, ma non è vero. Ragazzi, anche questo vlogmas è giunto al termine. Andremo a dormire. Però ci vediamo domani.